ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi continua la nostra ascesa per i profumi marini estivi, in particolare di Reminiscence, un flanker di Rem. Sto parlando di Rem Eau de Parfum. È un profumo completamente diverso da Rem de Toilette. Nasce nel 2015. Io quando ho visto che era uscito ho detto: che meraviglia, finalmente hanno fatto una versione di Rem de Toilette un po' più intensa e ovviamente un po' più persistente, perché come vi dicevo nel video precedente di Rem, nella descrizione di Rem de Toilette, l'unica vera pecca del profumo marino è proprio la sua persistenza. Quindi quando ho visto questo flanker di Rem in versione Eau de Parfum ho detto wow, ce l'abbiamo fatta a fare un meraviglioso flanker di Rem, però un po' più potente. Ovviamente sono un po' rimasta lì perché è un profumo completamente diverso. Allora, rimane sempre un floreale acquatico, quindi abbiniamo sempre la nota del calone, che è quella marina, al fiore, in questo caso un po' più profondo. Se Rem de Toilette è un po' più leggero, più floreale, molto fresco e speridato, di un mare tranquillo, un mare chiaro, invece l'Eau de Parfum è un mare invece un po' più profondo, quindi già il packaging dice molto. Come potete vedere non è più l'azzurro cristallino di Rem de Toilette, ma è proprio molto scuro. È un profumo davvero molto molto misterioso. Quando l'ho sentito la prima volta ho detto ma non lo so, ero molto indecisa se comprarlo o non comprarlo, poi ho detto ma sì, compriamolo, perché farcelo mancare nella collezione, anche perché poi a me succede spesso così: all'inizio non mi piacciono i profumi, poi man mano che evolvono, man mano che li conosco, li studio un po', capisco un po' com'è la piramide olfattiva, riesco a riconoscere gli odori che ci sono all'interno e quindi poi facilmente mi innamoro anche delle novità. Allora, sul sito di Reminiscence viene descritto abbastanza in modo sintetico, secondo me è molto più complesso di quello che viene descritto appunto sul sito. Abbiamo all'inizio la nota marina, quindi l'acqua marina, che vi dicevo anche nei video precedenti è formata da una molecola sintetica, quindi creata in laboratorio, che è il calone, che ci dà questa freschezza e brezza di ozono, di alghe, di acqua, proprio del mare. Quando siamo al mare si sente proprio quell'odore lì. Note floreali: fieno greco, fava tonka e vaniglia. Allora, rispetto al primo, quindi rispetto a Rem de Toilette, facciamo un paragone molto semplice. Questo io lo trovo molto molto più complesso. Sento comunque sempre la nota marina, però allora secondo me questo profumo lo possiamo tranquillamente utilizzare anche nella stagione fredda, anche nell'autunno, perché come vi dicevo è molto caldo, apre con queste note di mare, ma non un mare come Rem de Toilette, bensì un mare molto molto scuro, profondo, misterioso, un mare in tempesta. Ecco, quando ci sono quelle giornate uggiose, anche quando siamo al mare purtroppo ci capita, l'odore della pioggia che batte sul mare, quindi un mare scuro, plumbeo, ecco, quello io definirei molto come collegamento olfattivo Rem de Parfum. Si sente tanto il fieno greco, quindi ricorda in qualche modo Rem de Toilette, per poi terminare con una meravigliosa fava tonka. Quindi è più profondo, più complesso come profumo, lo si può utilizzare meravigliosamente in tutte le stagioni, quindi quando abbiamo nostalgia del nostro mare possiamo tranquillamente anche in inverno utilizzarlo, perché come vi dicevo le sue note calde fanno sì che si possa utilizzare sempre. La sua persistenza effettivamente è meravigliosa, nonostante io dopo qualche ora comincio ad abituarmi a questo odore, sembra proprio di averlo già sentito in un'altra vita, non so come descrivervi, quindi il mio olfatto si posiziona su questo profumo, lo riconosce suo, quindi lo sento sempre di meno. La sua persistenza do come voto un 8 su 10 e il suo sillage è un 9 su 10. Legni bagnati, ecco, a me ricorda molto un odore che ho sentito all'Isola della Maddalena in Sardegna, proprio quando noi eravamo su questo molo che abbiamo visto questo legno che sbatteva contro il porto e c'era questo odore sempre marino ma di alghe molto forti, di iodio, e questo odore forte forte veniva abbinato
ovviamente ha questi odori meravigliosi di fava tonka che sono molto più caldi, molto più rotondi, quindi questo è un profumo comunque molto molto elegante, molto diverso. Ecco, io ad esempio non lo porterei nelle giornate troppo calde, troppo pesante per me, quindi quando l'ho comprato l'ho usato più che altro nelle serate estive, quindi quando comunque c'era quella brezza e mi serviva qualcosa di avvolgente, piuttosto che poi da settembre in poi. Quindi ragazze, non fatevi ingannare, ovviamente Rem Eau de Toilette è una cosa, un marino molto leggero. Rem Eau de Parfum invece è un marino molto più scuro. Sicuramente piacerà tantissimo alle amanti del patchouli, perché qua si sente mare barra patchouli, contrariamente al Rem Eau de Toilette che si sente più che altro l'acqua marina mischiato al lilla, mischiato comunque alla vaniglia, ed è un profumo un po' più da tutti i giorni. Invece questo è una chicca molto molto preziosa, sicuramente più impegnativa, sicuramente per chi ama il mare, chi ama i marini e nello stesso tempo vuole portarseli con te anche nelle stagioni non solo estive. Ad esempio io l'ho comprato proprio per questo motivo, io volevo avere un marino che non fosse troppo da spiaggia da ottobre in poi, e quindi questo Rem Eau de Parfum ha fatto proprio poi al mio caso. Tra l'altro questo Rem Eau de Parfum lo trovate senza alcun problema nelle profumerie e nei rivenditori Reminiscence, al contrario di altri flanker che poi troverete sul mio canale, che sono introvabili o comunque li trovate solo sul web. Quindi questo, se avete l'occasione, andate a prendervelo e sicuramente andate a sentirlo, perché è veramente un marino molto molto portabile anche per chi non ama la nota del marino, che è dell'acqua di mare, del calone. Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Se vi è piaciuto il mio video di Rem Eau de Parfum, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte, ci vediamo al prossimo video e let's talk about it.